si è rinnovato anche quest'anno a Teramo l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo, nutrita come sempre la partecipazione convinta dei fedeli che hanno accompagnato il vescovo Lorenzo Leuzzi e i parroci cittadini al seguito della Madonna che cerca il figlio Gesù condannato a morte nella consueta rappresentazione del peregrinare per sette chiese. Sono molto contento della partecipazione, ma soprattutto del raccoglimento. C'è un grande desiderio di scoprire che l'umanità è amata dal Signore. Questi giorni, oggi Venerdì Santo, ma soprattutto tutto il cammino verso la veglia pasquale, è un grande dono per tutti. E sono certo che in questo momento così particolare che l'umanità sta vivendo, credo che la scoperta che sulla croce Dio ha manifestato il suo amore non per restare sulla croce, ma per vivere poi l'esperienza della risurrezione e poter costruire un mondo migliore. Credo che l'umanità, ma la nostra comunità diocesana, pian piano sta scoprendo e vuole credere ancora di più che il mistero pasquale è veramente l'evento che può cambiare la vita di ciascuno di noi e la vita di tutta l'umanità. Dalle 4 fino a poco prima delle 7, il lungo corteo dei fedeli ha percorso il tragitto dalla cattedrale al ritorno, toccando sette chiese come i simboli dei sette dolori di Maria Addolorata. Sindaco D'Alberto, la processione della Desolata rappresenta tantissimo per la città di Teramo, la cosa più bella è vedere la grande partecipazione dei teramani e soprattutto la presenza delle nuove generazioni. Sì, anche quest'anno si conferma un momento importantissimo per la nostra comunità, tradizione ma anche capacità di rinnovarsi appunto con tante presenze, tanti ragazzi, tanti bambini che hanno partecipato questa notte a questo evento che appartiene al cuore della nostra città, alla nostra anima, attraversare le vie con la Madonna che cerca il figlio è anche un messaggio che ci consente dal punto di vista laico e civile di lavorare per riscoprire sempre la nostra identità, ciò che ci lega al nostro territorio e quindi vivere insieme questo percorso di rinascita. I momenti salienti della processione della Desolata saranno riproposti questa sera nel corso dello speciale in onda a partire dalle ore 21 su Rete 8.